Oggi, 15 novembre 2018, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini si è tenuta la cerimonia di premiazione del generale di Corpo d'Armata Luigi Francesco de Leverano, in occasione della sua nomina a sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio, tra cui il presidente della provincia, Stefano Minerva, e la preside del liceo scientifico Cosimo De Giorgi, professoressa Giovanna Caretto. Tutte le posizioni si possono raggiungere con impegno e serietà, però è necessario avere degli ideali, avere delle visioni che non sono necessariamente solo delle visioni idealistiche. Il generale, durante il suo intervento, ha voluto ricordare il ruolo strategico assunto dalla Puglia durante la Prima Guerra Mondiale e il contributo che i militari leccesi hanno dato all'esercito italiano. Sono felice e onorato ovviamente di ricevere questo riconoscimento che testimonia, come avete più volte detto voi altri, l'impegno profuso e che continuerò a profondere affinché la Puglia, in particolare Lecce, possa essere sempre più stimata e apprezzata in Italia e nel mondo. La giornata di domani sarà dedicata agli studenti del liceo leccese che ascolteranno le parole di una delle eccellenze del territorio che dà lustro alla provincia in Italia e nel mondo.